Gol sono un dato oggettivo subito, quindi non posso dire niente, ma sul resto oggi abbiamo fatto una grande partita, esattamente come il secondo tempo della partita scorsa. Le partite possono puoi vincere, puoi perdere, ma se giochi così, con questo, sono d'accordo con il cuore, ma con grandissima qualità, secondo me una buonissima proposta da parte del Pescara contro una squadra sicuramente interessante, ma è chiaro che se concediamo questi gol è troppo facile per gli avversari. Detto questo, grande cuore, grande voglia di recuperare il risultato, ce l'abbiamo messa tutta, ce l'hanno messa tutti i ragazzi. Da questo punto di vista non vi posso rimproverare niente. È chiaro che commettiamo disattenzioni e le paghiamo a caro prezzo. È chiaro che abbiamo commesso 3 errori e 3 gol, ma sulle giocate, sulla proposta, sulla voglia di non perdere, la voglia di recuperare il pallone, tutte le situazioni che abbiamo provato, ma anche alcune situazioni dove ci hanno messo del loro, cioè dei ragazzi bravi, e quindi mi dispiace proprio per loro, perché non è giusto che una squadra che si allena così bene e concede troppo facilmente le situazioni agli avversari. Quindi da questo punto di vista non posso essere contento, ma dall'altra parte ormai c'è tanto da essere contenti. Questi ragazzi non si meritano questo, ce la metteremo tutta e per fare il risultato di là. Sì, ma io mi fido dei ragazzi che ho, ma mi fido proprio ciecamente. Ho dei ragazzi splendidi che si fanno il culo, passami il termine, tutta settimana. Quindi c'è gente che lavora sodo, non vedo l'ora di giocare. E te lo posso assicurare, infatti anche oggi chi ha giocato ha dato l'anima. Questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere là. Andremo sicuramente in campo in 11 e quindi chi entra in campo e chi entrerà darà l'anima, sono sicuro. Una scelta tecnica non l'ho visto, insomma era quasi arrivato, era un po' che si lamentava, un giocatore che difficilmente ha finito le partite quest'anno, per cui l'ha finita forse l'ultima, per la prima volta dopo un po' di mesi. Avevo gente fresca fuori della quale mi fido ciecamente e si è visto secondo me. Con tutto il rispetto per Pontisso, che è un grande giocatore. Penso che ne parlavamo già l'altra volta per quanto riguarda i tifosi vogliono questo, quindi noi non possiamo nemmeno un secondo non portare in campo questa roba qua, quindi atteggiamento, voglia, e si è visto anche nella partita scorsa quanto loro abbiano apprezzato questo atteggiamento. È chiaro che dobbiamo farlo anche in altre partite, e se ci troviamo in questa difficoltà magari anche il risultato è per colpa nostra sicuramente. Dal punto di vista dell'atteggiamento della gente non possimo che ringraziarli. Oggi state vicini dall'inizio alla fine, e l'applauso finale credo sia degna conclusione di una prestazione insomma importante dei ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento, con degli errori ovviamente. Ma nulla da perdere? No, perché abbiamo un sacco da perdere, no? Perché purtroppo quello che c'è in palio è altissimo per noi. L'abbiamo visto anche oggi dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia di fare il gioco, secondo me ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che avremo delle difficoltà oggettive perché numericamente non saremo gli stessi, troveremo delle soluzioni sicuramente.